Ciao a tutti, io sono Sergio Ruzier, sono qui nel mio studio, all'interno della mia casa sull'Appennino Modenese, in Italia. La località è Montalto Vecchio. Io in realtà non sono di qui, io sono di Milano originalmente, poi mi sono trasferito tanti anni fa a New York, in America, dove ho vissuto 23 anni e poi dopo un paio d'anni sono tornato in Italia, in questa zona che però non conoscevo, abbiamo trovato questa casa bellissima in cui mi trovo molto bene, una casa vecchissima, più di 500 anni, e mi piace molto abitare nelle case vecchie, nelle case antiche. Ci sono un sacco di cose che ancora non ho scoperto dopo 2 anni che abitiamo qua, nella soffitta, nella cantina. C'è un sacco di nascondigli, è molto divertente abitare qua. Ecco, insomma, questo è il mio tavolo, come vedete è sempre molto in disordine, sto lavorando a un paio di libri allo stesso momento, questi sono i disegni a cui sto lavorando adesso. Qui ci sono i miei pennelli per l'acquarello, i miei acquarelli. I pennelli, poi qui c'è anche il mio pennino con cui faccio i disegni, la linea dei miei disegni. Insomma, abbastanza semplice, non ho bisogno di molto per fare il mio lavoro, per fare i miei disegni. E comunque volevo parlarvi in particolare di una serie di libri che si chiamano Fox e Chick. E due di questi libri sono già usciti, negli Stati Uniti, sono usciti anche in Italia e anche in Spagna. E in Spagna sono usciti sia in catalano che in castigliano. In catalano si chiama, il primo libro che è uscito si chiama La Festa, Fox e Chick, La Festa e altre storie, anzi, La Festa e altre histories, mentre in castigliano si chiama La fiesta y otras historias. Poi ne è uscito un altro titolo che in castigliano si chiama Un paseo en barca y otras historias, che ogni libro ha 3 storie, mentre in catalano si chiama Una pasejada, non so però se si pronuncia così. Embarca y altres historias. E dal primo libro, La Fiesta, ho scelto una tavola in particolare dall'episodio in cui Fox, la volpe, raccoglie degli ingredienti, raccoglie delle verdure, carote, cipolle, prezzemolo, per fare una zuppa di verdure, vuole fare un minestrone. E c'è Chick, il pulcino Chick, che gli rompe un po' le scatole a Fox. Comunque lo potete leggere voi, che è molto più divertente leggerlo da soli, secondo me. Comunque, il punto è che alla fine Fox, malgrado Chick gli rompe le scatole, riesce a preparare questa zuppa di verdura, questo minestrone, e alla fine chiama Chick a mangiarlo e Chick trova la zuppa molto buona. Questa qui è la tavola che dovreste avere anche lì. E ho scelto questa tavola perché a me piace molto disegnare gli interni delle stanze, soprattutto delle cucine. Ci sono le piastrelle, ci sono le vecchie stufe, ci sono magari delle sedie un po' strane, in questo caso la sedia su cui si siede Chick è un po' particolare.
E mi piace anche disegnare un po' le porcherie che ci sono per terra, sotto il tavolo, sotto la stufa. Se avete notato, c'è una piastrella rotta. Tanto, se avete notato una cosa, in questo libro, lo stesso pavimento che vedete qua, in questa tavola, c'è anche all'inizio del libro, nelle pagine, nel risguardo all'inizio, e anche alla fine. Potete vedere anche la piastrella rotta, che c'era anche qui. E alla fine c'è lo stesso pavimento, ma dopo che ci è passato Chic, per cui ha fatto un po' di pasticci lì, ha fatto cadere un po' di briciole, deve aver rovesciato un po' di liquido rosso, che non so bene cosa sia. Niente, quella è una tavola a cui sono particolarmente affezionato, per quello l'ho voluta condividere con voi in particolare. Qui, guarda, infatti è per caso, non l'avevo preparato. Queste qui sono le prove di stampa, prima che diventi il libro. Tutte le tavole vengono fotografate, scansionate, e poi stampate su questi stamponi, su questi fogli grandi, una per una, così poi si può controllare il colore. Può controllare che sia tutto a posto prima di stampare veramente il libro. E sono altre tre storie di Foxy Chic che adesso usciranno negli Stati Uniti nel prossimo maggio e in Spagna, non so, vedremo. Siccome abbiamo parlato di zuppe, di minestre, io devo dirvi una cosa: che a me piace molto cucinare, piace molto cucinare anche a me, piace molto cucinare minestre. Di solito è difficile che faccia cose vegetariane perché mi piace anche la carne. Però ho trovato in questo libro di ricette, questo qui è un libro pubblicato recentemente, ma in realtà è un libro che è uscito per la prima volta alla fine dell'Ottocento. È un libro di ricette italiane di Pellegrino Artusi, che scriveva in modo molto divertente, molto divertente. Di solito le ricette sono un po' noiose da leggere, invece Pellegrino Artusi aveva uno stile molto particolare, molto umoristico, anche satirico a volte. E comunque ho trovato una zuppa, una ricetta per una zuppa, come la chiama lui, zuppa toscana di magro alla contadina. Di magro vuol dire che non dovrebbe aver carne, cioè una zuppa di verdure solamente, anche se poi guardi gli ingredienti e c'è anche prosciutto, carne secca, che penso che sia una specie di cotenna di maiale. Comunque, vabbè, uno può farla sia con gli ingredienti di carne, sia no. Ve la leggo perché a me diverte, e poi è veloce. E questa zuppa qui l'ho fatta proprio settimana scorsa, per cui so che è molto buona. Questa zuppa, che per modestia si fa dare l'epiteto di contadina, sono persuaso che sarà gradita da tutti, anche dai signori, se fatta con dovuta attenzione. Per cui la zuppa un po' per tutti, sia i poveri sia i ricchi, dice lui. Allora, questi sono gli ingredienti. Pane bruno raffermo di pasta molle, grammi 400. Fagioli bianchi, grammi 300. Olio d'oliva, grammi 150. Acqua, litri 2. Cavolo cappuccio o verzotto, mezza palla di mezzana grandezza. Cavolo nero, altrettanto in volume e anche più. Un mazzo di bietola e un poco di pepolino, che non so cosa sia, per cui non l'ho messo io nella mia versione. Non ho ancora cercato cosa sia il pepolino. Una patata, alcune cotenne di carne secca o di prosciutto tagliate a strisce. Mettete i fagioli al fuoco con l'acqua suddetta, unendovi le cotenne. Già saprete che i fagioli vanno messi ad acqua ghiaccia e se restano in secco vi si aggiunge acqua calda. Mentre bollono,
Fate un battuto con un quarto di una grossa cipolla, due spicchi d'aglio, due pezzi di sedano lunghi un palmo e un buon pizzico di prezzemolo. Cipolla e prezzemolo, Fox le aveva raccolte nella storia. Tritatelo fine, mettetelo al fuoco con l'olio sopra indicato e quando avrà preso colore, versate nel medesimo gli erbaggi tagliati all'ingrosso. Prima i cavoli, poi la bietola e la patata tagliata a tocchetti, conditeli con sale e pepe e poi aggiungete sugo di pomodoro o conserva. E se nel bollire restassero alquanto asciutti, bagnateli con la broda dei fagioli. Quando questi saranno cotti, gettatene una quarta parte, lasciati interi fra gli erbaggi, unendovi le cotenne. Gli altri passateli dallo staccio e scioglieteli nella broda, versando anche questa nel vaso dove sono gli erbaggi. Mescolate, fate bollire ancora un poco e versate ogni cosa nella zuppiera, ove avrete già collocato il pane tagliato a fette sottili e copritela per servirlo dopo una ventina di minuti. Questa quantità può bastare per 6 persone. È buona calda e meglio di accia. Ecco, questa qui era la ricetta della zuppa di magro alla contadina dal libro di Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Dovrebbe esserci un'edizione anche in Spagna, chissà. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio, spero che riuscirete a fare questa minestra e che venga buona. Ciao a tutti!